nel 50, tutti andavano a lavorare in Germania, in Venezuela, in Argentina, tutti scappavano, la gente, perché dopo la guerra non c'era niente a casa prendere. E c'era l'immigrazione, non selvaggia come ora che arrivano quei barconi, no. C'era l'atto del regame e andavano tutti a lavorare fuori. E ci fu quella trasformazione. Poi la gente, quando la massa se n'è andata, ne sono rimaste poco qua. E c'è stato, quel poco ha avuto un po' di lavoro sufficiente per la sopravvivenza di tutti.